La chiusura delle miniere in questo paese si aggira intorno alla fine degli anni 70, primi anni 80. Quindi i territori hanno dovuto reinventarsi, ristudiare e ricapire cosa fare di questo grande patrimonio. Ci è voluto un arco temporale abbastanza ampio, trovare le idee da una parte e i finanziamenti dall'altra. Le prime esperienze sono cominciate attorno agli anni 90, fino poi ad arrivare ad un momento in cui nel paese si sono venute a contare diverse realtà. Si passa dai parchi minerari nazionali a patrimoni gestiti da piccole associazioni locali a scala comunale. E tutto questo grande sistema differenziato e articolato nel paese ha dovuto trovare una sintesi che poi dopo è maturata nel tempo a partire dalla giornata nazionale delle miniere che ISPRA ha avviato. Il salto di qualità è stato appunto la costituzione di una rete perché sentivamo la necessità di confrontarci. La Valle d'Aosta è entrata nella REMI per dare visibilità a questi siti minerari visitabili, proprio perché queste attività sono difficilmente sostenibili dal punto di vista economico. Ovviamente la pubblicità e la visibilità di questi siti possono garantire un afflusso di visitatori e offrire, oltre ai pacchetti turistici che già sono piuttosto rilevanti in Valle d'Aosta, anche un accesso alle miniere. Si cominciava a raccogliere il minerale qui sopra a Filoni Coni, raccoglievano i grossi pezzi di minerale e lo portavano giù con delle slitte, scendendo nella frazione più vicina a Champlain, gli uomini. Le donne erano incaricate di riportare sulle slitte. Poi il minerale veniva comunque portato giù tramite dei carri fino a Viei. Il minerale veniva scambiato principalmente con alimenti, diciamo, di vetovagliamento, roba che serviva. Il riso, il sale, il grano, che qua, tutta roba che qua non c'era. La Regione Valle Autonoma Valle d'Aosta ha prodotto una legge che prevede l'istituzione del parco minerario. All'interno del parco minerario dovrebbero confluire tutti quei siti che hanno delle particolari caratteristiche culturali, scientifiche, storiche. Venivano chiaramente tenuti su. Chi faceva perforazione 8 ore al giorno, non è che faceva mezz'oretta e poi andava a casa. Quindi con notevole sforzo. Se qualcuno vuole sentirlo. Brusson ha una tradizione mineraria che inizia con la fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, quando la Evanson Gold Mining, una società con sede legale a Londra, ottenne il permesso di ricerca per lo sfruttamento della miniera di Chamusira. Questo sfruttamento durò fino intorno al 1910. A metà degli anni 50 venne ripresa da una famiglia di Gressonei che sfruttò la miniera fino ai primi degli anni 80. Seguirono circa 25 anni di buio totale durante la quale il sito minerario fu saccheggiato, finché l'amministrazione comunale intorno al 2008 decise, attraverso un progetto europeo, di tentare una riqualificazione di una parte di queste gallerie. Sono 7 gallerie del filone Feniglia e 2 gallerie del filone Speranza. Vedete 7 gallerie, noi poi visiteremo quella galleria 7 fino qua, che sono circa 130 metri. La tecnica di coltivazione era quella di scavare all'interno della vena di quarzo e cercare l'oro dove l'oro in genere si accumulava di più, quindi all'intersezione di due vene era sempre molto difficile trovarlo. Immaginate invece quando il minatore tirava il blocco di quarzo e trovava invece che una vena di pirite la vena d'oro. Quindi loro vedevano puntine, pagliuzze e ogni tanto quando magari si aprivano dei piccoli geodi all'interno del filone di quarzo, allora si vedeva proprio la struttura magari dendritica, una sorta di alberello corallino, esatto, che cresce. È un percorso che purtroppo abbiamo il rammarico di non aver iniziato prima, quando le risorse finanziarie probabilmente
ci avrebbero dato la possibilità di aumentare lo spazio visitabile. Però proprio in questi giorni abbiamo ottenuto la risposta positiva di una richiesta di finanziamento che abbiamo fatto sempre su un progetto europeo, per cui nel corso dell'anno 2018 speriamo di poter aprire una superficie visitabile doppia rispetto a quella che oggi è a disposizione della clientela. Dall'esperienza di questi 2-3 anni, le persone che fanno parte delle cooperative sono persone innanzitutto appassionate. Questo è importante perché al turista devi trasmettere un po' di anima. È vero che è affascinante la geologia, è affascinante vedere il nostro filone di quarzo che è bellissimo, però è importante anche dare significato a quei luoghi. Quando vai a raccontarli la storia invece, la storia umana, i sentimenti, quello che era la sofferenza all'interno della miniera, comunque del minatore, cunicoli strettissimi, zone in cui bisognava proprio strisciare per passare da un livello all'altro. Prima entrano come se fosse tipo una visita Gardaland. Poi quando escono invece si rendono veramente conto che dentro ci sono delle anime. È un passaggio da quello che può essere il divertimento a quello che invece è realmente il pathos che ha la miniera all'interno. Il Parco Minerario della Valle d'Aosta è uno dei primi sottoscrittori del protocollo d'intesa che nel 2015 ha visto nascere la rete dei parchi e musei minerari italiani. A 2 anni dalla sua nascita all'attivo il primo disegno di legge sulla materia. Il disegno di legge presentato nella quinta riunione qui in Valle d'Aosta si pone vari obiettivi. Il primo è quello di censire tutte le realtà esistenti già sul territorio e poi realizzare un albo nazionale, iniziare a selezionare i siti che sul territorio hanno già una valorizzazione e hanno una necessità di un'ulteriore valorizzazione. Lo scopo finale è quello di creare dei percorsi turistici integrati in maniera da poter dare a queste realtà un riscontro nazionale ma anche europeo. Il disegno di legge che è stato presentato lo considero un primo passo per far sì che tutte quelle regioni, quelle realtà nazionali possano avere un indirizzo per poter programmare questa attività su tutto il territorio.